Pietoso, sì. Oh, quanto è pietoso. Lavorare, insomma, fino alla morte durante il giorno. Dovrebbe essere rimpianti, forse no, cos'è? Tristezza. Forse cioè, affogare la loro tristezza la notte, ma penso che si intenda forse per il discorso dell'alcol, che loro vanno sempre a bere la sera, no? Ancora tu. Ma che senti? Lasciami andare. Io non sto facendo niente a loro. Loro semplicemente non appartengono al nostro mondo. Beh, allora rimandami indietro, non voglio star qui con te. Cos'è? Una specie di mondo incorporeo, parallelo? Mi dispiace, ma non posso farlo. Tu ne hai il potere, non te lo ricordi? Sì, ricorda. La via della vita che inizia, che finisce e che riparte. Tu non puoi andartene, cioè non puoi insomma allontanarti da questo, questo è il tuo fato. Ricorda il nostro scopo. Quello che abbiamo fatto per le ultime centinaia di anni. Ecco, appunto sarebbe un po' triste se in realtà poi non ci desse una spiegazione degna. In caso non si capisca, proverò a guardare su Reddit a cercare online magari eventuale interpretazione di altri, però siamo lì. Io vorrei che comunque cosa sia un libro, un film, un videogioco, se tu hai inventato una storia, per quanto strampalata, deve avere una spiegazione autosufficiente, no? Che io devo. Qual è l'altro gioco che ho cercato di dare una spiegazione? Era quello là spaziale, come si chiamava? Poi, un secondo. Avevo fatto una serie sul canale tanto tempo fa e ho cercato di dare una spiegazione. In realtà lì l'avevo fatta un po' arrangiata, nel senso che non ho guardato molto i pareri di altri, ho cercato di dare una spiegazione come mi è venuta a me. Come si chiama? Vedo la cosa, ma non mi viene in mente il nome. Dicevo, quindi non vorrei che qui capitasse la stessa cosa. Cioè, che comunque non ci fosse questo problema, non mi farebbe piacere per nulla. Perché non è giusto che ti stimolino con dei misteri, poi come dicevo poi in quell'altra serie lì, io ho provato a dare una spiegazione, ma ho anche concluso, se non ricordo male, dicendo, ecco qua, observation. Observation. La serie la trovate sul mio canale sempre. Quindi, boh, 2 anni fa, non lo so. Dicevo che anche lì ho cercato di dare una spiegazione, ma ho anche concluso dicendo che magari poteva anche essere che in realtà non lo sapevano nemmeno loro dare una spiegazione, perché, e questo può succedere quando tu ti perdi nella storia, il gusto di raccontarla, ma in realtà non l'hai mai pianificata, non l'hai mai studiata a fondo, ti sembrava carina, ti sembrava stuzzicante per creare un mistero, ma in realtà non la sai dare neanche tu una spiegazione, quindi è tutto troppo strampalato e
per te va bene così, per te va bene così, che hai fatto il gioco e hai preso i soldi, per noi che l'abbiamo giocato, guardato il film, quello che è, non va bene, perché è un imbroglio alla fine, no? Sostanzialmente è un imbroglio, io mi posso inventare le cose più assurde del mondo, tengo la gente incollata, perché tanto alla fine erano cose veramente solo assurde, il segreto era tutto lì. Comunque non lo so, non sto dicendo che ho visto qualcuno lamentarsi questa cosa, ecco, in realtà ve lo dico, ho visto quello che si lamentava nel dialogo, ma ho visto uno che diceva anche di questo problema, quindi non lo so, non voglio spoilerare, cioè non voglio spoilerare, non mi sono spoilerato niente, non voglio dire niente anch'io, perché poi anche so semplicemente che non ha capito un tubo lui, quindi non lo so, vedremo. Ehi, non da quella parte, ci sono dei mostri da lì. Mi frega lei dei mostri. Da sola. Torna qui. Mi vuoi vedere? Chi sei tu? Cosa sei tu? Tu lo sai già. Tutto quello che devi fare è ricordare. Ove, questo si è capito, che in teoria Sam ha perso la memoria in un qualche modo. Però ci sono tante incognite, no? Perché è una bambina? Perché è una bambina con capelli bianchi? Perché c'è questo qua extracorporale? Perché si ferma il tempo? A volte quando arriva lei si ferma proprio il tempo, mentre invece non è... Sì, sempre così? No, perché in teoria ha parlato con Solomon, quindi ha parlato in tempo reale con Solomon. E poi ha questo potere, no? Cioè, ci sta che, dicevamo, il mondo, per esempio, ci sta che sembra un mondo in realtà post-apocalittico in cui la tecnologia è rimasta al punto che in realtà abbiamo visto che abbiamo degli NPC che sono addirittura robotici e hanno compagne umane. Vabbè, questo è transumanesimo, che non è una cosa che apprezzo, ma vabbè, chiamiamolo così, una cosa transumanista, quindi... Segno, diciamo così, che a quanto pare il mondo in cui siamo aveva raggiunto un altissimo livello di tecnologia, ma poi in qualche modo è scomparso, non si sa perché, non è necessariamente detto che è stato il miasma a farlo, ma il miasma sembra che sia dopo, cioè nel senso può essersi autodistrutto in un qualche modo. E poi questa Sam, che forse appunto comunque non è un essere umano, non è un'entità, sembra, però sembra un'entità. Perché lui ha parlato proprio di un mondo, no? Sembra un'entità che, non so, a un certo punto continui a riportare la vita umana sul pianeta, ma ogni tot poi la resetta, la cancella, la rifà. Motivo? Non lo so. Chi è esattamente lei? Non lo so. Però sembra così, no? Quindi ci sono delle rovine, abbiamo visto anche nella città lì, ci sono delle rovine, anche quelle segni appunto di civiltà assolutamente precedenti, ma le nuove generazioni non ne sanno nulla, proprio perché in teoria sono state cancellate, no? Ogni volta cancellate, quindi... insomma, finché la luce sarà nel tuo cuore... Ah sì, questo mi porta indietro. Questo è il mondo su cui tu una volta vegliavi. Ok. Così tanta bellezza. Come lo chiamavamo ancora? Sì. Eastward. Proprio Eastward lo chiamano. E poi alla fine, se forward vuol dire andare avanti, eastward vuol dire andare a destra. Man mano ci spostiamo. Ma sì, anche quello potrebbe essere sensato, se non fosse, cioè, mettiamo che c'è stato un disastro per cui si è creato questo miasma, no? E questo miasma si muove verso est, per esempio, no? Anche per il giro del pianeta, no? Diciamo così, il miasma si sposta man mano, quindi io e gli esseri umani si spostano verso est,
fino alla fine del mondo. La fine del mondo in realtà è quando proprio non c'è più un posto dove andare. Però non sembra così, perché questa sembra che abbia scatenato il miasma, per esempio, sulla città. L'abbia scatenato lei, no? Cioè, ci aveva provato più volte, ha usato Solomon stavolta per riuscirci, anche se poi non è andato tutto come, non, come secondo i suoi piani. Però perché su questo pianeta lo chiamava Westworld? Noi abbiamo aspettato lì pazientemente, aspettando per Sharon di arrivare. C'è il padre che pulsa. Pulsa leggermente, cioè tipo il cuore più o meno. Questo è quando quell'uomo confuso ti ha preso. Confonded, sì. Cerchiamo di. Cioè, dammi un'occhiata per sicurezza, ma. Sì, confuso. E lo Sharon. E poi Sharon sarà Caronte, no? Caronte, Caronte. Caronte era quello che traghettava i morti, no? O mi sbaglio? L'inferno di Dante. Anzi, non è l'inferno di Dante, ma proprio mitologia. In antica Roma. No, aspetta. Era traghettatore dell'Ade. Come psicopompo, trasportava le anime dei morti da una riva all'altra del fiume Acheronte, solo se i loro cadaveri hanno ricevuto i rituali onori funebri. Oppure, in un'altra versione, se avevano l'obolo per pagare. Infatti c'è scritto che a un certo punto nell'antica Roma in realtà invece veniva proprio messa una monetina sotto la lingua del cadavere, del morto, del defunto, del caro defunto. Chi invece non aveva, insomma, non aveva l'obolo oppure non aveva ricevuto dei rituali, degli onori funebri, in realtà rimaneva in eterno senza pace tra le nebbie del fiume, secondo alcuni per 100 anni. Quindi Caronte è proprio quello che traghetta i morti da una parte all'altra. E va bene. In questo caso è invece il treno, no? Di cosa stai parlando? È tutto a suo tempo. Sembra che le ombre abbiano preso già un po' del tuo cuore. Vabbè, perché non abbiamo abbastanza energia, intende? Quello non sono io. Non so di che cosa tu stia parlando. L'animazione è veramente spettacolare, ma c'è qualche trucco secondo me, perché quella roba lì è una roba 3D. Non può essere fatta a mano quella cosa lì. Sfera. Io sono Sam. Sei? E cosa mi dici di quel tempio decrepito? Quel villaggio nella montagna che è stato inghiottito interamente? Il tuo amico? Sì. Quello che finirà presto di vivere. Sei tu. Tu hai chiamato il miasma, non io.
ero io. E come praticamente la stessa moneta, tu. Faccia d'altra della stessa moneta, no? Perché io avrei dovuto fare qualcosa come quello? Tutto a suo tempo. Ok, mi piace questa risposta. Scappare, mi sa. No. Bel cucciolone, sì. Sapevo che c'era lo scarto. Però anche qua come possiamo spostarsi in tempo? Stiamo in basso per dire. Ok. La musica è un po' dall'Amiga, come dall'Amiga. 16 bit. Bariglia. Sempre rischio del barile lì. È lentissimo a caricare. Ma che sfiga proprio. Thank you.
cavolo, cavolo. Che faccio? Ah. Che faccio? Ste boss veramente è una rogna. Rogna veramente. Perlomeno con me è una rogna, non so. E cosa devo fare? Ma... ok. Solo evitare. Faccio in tempo, ma non faccio in tempo. So, sto. Non si può aver usato tutto. E poi quanto deve durare? Alleluia. Oh, questo nemico qua è veramente rognoso. Cioè, l'ho rifatto diverse volte. Non lo nascondo, mi stava veramente rompendo un po' le scatole. Non so, è troppo lento. 200%. Energia incrementata. Ecco John. Avrò sbagliato io un po' il modo di farlo, però boh. Che fosse Cristo la parrucca a John. Questo buon uomo, in poche parole. Nostro amico John. Poi quella là parlava di luce nel suo cuore, ce ne ha di luce nel suo cuore, Sam. Scusa, è solo John non ha luce nel suo cuore. John. Sto bene, John. Mi puoi lasciare giù adesso. Nessuno. Sì, perché in effetti con le sue scale, un piano di sopra. Non c'è nessuno sopra. Boss. Alva non c'è. Nemmeno. Nessuno nemmeno qua. E il missile se n'è andato dall'hangar. Ha portato via Alva. Ah vabbè, parlava di Eastward, infatti. Lasciateci.
Eastworld probabilmente è la città finale, non so quella che si vede nella sigla iniziale. Lì. Comunque durante il boss, siccome lo taglierò la parte, non so se l'ho detto, la musica era molto bella perché suonava molto da Amigas, proprio delle IRA 16 bit. Il problema di quel boss lì è che a un certo punto si mette a fare miasma in diagonale, quindi bisogna stare attenti. Non c'è verso, perché tu stai basso, ti alzi per evitarlo, lui allora va su. Addirittura l'abbiamo visto che ce ne era comunque anche in avanti proprio. Poi veramente un po' non mi è piaciuto particolarmente. Non so, che Semi non era potente. Non so, è troppo lenta a farla sua scarica. No, non sarebbe stato un problema. Chiaro che se ci piegasse pochissimo, pari due stadi, diventa facilissimo. Però nel mio caso, io ho fatto fatica. Non so se per qualcuno è stato diverso. Ok, ho proprio trascinato me in un punto di cattiva sfortuna ultimamente, ma detto in italiano, insomma, vabbè, molta sfortuna ultimamente, facciamo prima così. Loro se ne sono già andate. Vuoi dire Alva? Ecco, non saltarmi perché sennò... Perché qui c'è il vizio a volte di che salti. Comunque, ricordo ancora il giorno che nonno... Il nostro nonno... Mi ricordo ancora il giorno che nostro nonno portò a casa Isabel. Lei uccise il mio cane tagliandolo direttamente a metà. Che diceva suo nonno? Cos'è? Fratello di Alba. Tutto questo perché ho semplicemente cercato di andare vicino ad Alba. Che lui ha cercato di andare vicino ad Alva. Abbiamo fatto un funerale per lui. Okay. Alva era indisposta, ma non l'ha fatto vedere, insomma, non ha pianto. Invece ha fatto tutto quello che poteva per confortare Isabel. Questa Isabel non è umana, mi sa. Un robot. Isabel si scusò, ovviamente. E ho un'infinità di persone che si sono scusate con me sin da allora. Ma nessuna era così sincera come era stata Isabel quel giorno. Nel senso che questa cosa qua di salvare Alva in questo modo, no? Cioè ci arriva il cagnolino, tagliato a metà, e poi ha pianto come una bambina. Sembra come se non sapesse cosa stava facendo, no? Non uno, nemmeno una volta. Ok. Non una volta, nemmeno una volta, lei ha lasciato, si è lasciata perdere il controllo ancora. Stavolta sì, dici, no. Alva è diventata in un qualche modo le sue catene, in un certo modo. Però credo che intenda dire nel senso di fermi, no? Cioè, non riusciva a fermare. La teneva ancorata alla realtà, credo. Tipo Mazel, mi sa che era, come si chiama? Museruola, no? Sì. Tipo una museruola su un cane.
Solo che quella museruola finalmente alla fine è stata rimossa. Attualmente io. Ho fatto una promessa al mio nonno che avrei protetto Alva e avrei protetto questa città. E ora ho fallito sulla mia prima promessa. Ma potete stare certi che farò tutto quello che poi è in mio potere per impedire di fallire anche sulla seconda. Il cavaliere se ne va. Cavaliere, penso che sia allora cosa? Isabel? Tutti se ne sono andati. Bella anche quella pioggia. Tutto quello che è rimasto siamo noi. C'è un fogliettino sotto là. Io ricordo ora, riguardo al passato, riguardo a quando tu mi hai trovato e riguardo a Grimberg. Ha un significato giusto, preferisco. Ho preso la mia decisione. Andrò a Leicester City. Leicester City è dove tutto è iniziato e dove tutto finirà. È iniziato lì, quindi l'idea del miasma che si sposta a est. No. Andrò lì. Darò una fine a tutto. Mi aiuterai, John? Dobbiamo trovare una via per andare a questa città. Sharon, dobbiamo tornare all'inizio, ma questo non è un biglietto, no? Forse devo andare solo Sharon. Iniziamo a uscire da qua. Laboratorio. Alva è sempre rimasta lì facendo ricerca sul miasma. Magari troviamo un indizio lì. Ok, no. Un attimo, faccio un salvataggio. Quando ci sono i monosave mi fa un po' paura perché dico, se dovesse esserci un crash, tu cosa hai perso? Vabbè che ci sono gli autosave, però. Thank you.